da questo pozzo Giuseppe viene tirato fuori, da questo pozzo viene oggi un urlo. Perché? Perché tutto questo? Per quale motivo? Era proprio necessario? Per la prima volta apre al pubblico il bunker in cui il piccolo Giuseppe Di Matteo è rimasto per 25 mesi prigioniero. Qual è la differenza tra qui ed Auschwitz? Forse nessuno. Qui c'è la rabbia, qui c'è il dolore, qui c'è la disperazione. Qui c'è il grido di Giuseppe Di Matteo che diceva ai suoi carnefici: non mi fate del male, non mi fate del male. Ma quando poi lo hanno preso per dare l'ultima benedizione verso la morte, il bambino, dicono gli atti processuali, non aveva più forze. Dopo 25 anni ritrovarci qui, intorno a tutti questi fiori bianchi, a rivedere quell'angelo, non possiamo che annullare ogni forma di retorica e pensare a quel bambino che in questa brandina ha trovato un po' di riposo, pensando che qualcuno lo liberava, pensando che non gli avrebbero fatto del male, ma invece tutti sappiamo che non è così. C'era l'ascensore che di giorno tenevano giù e di notte salivano a mattina per farlo dormire qua dentro. Nel momento in cui il montacarico veniva giù e posava, non doveva sbattere nel pavimento, ma doveva posarsi sulla paglia per non fare rumore, per non fare sentire neanche un'onda di rumore, perché altrimenti sarebbero stati dei guai. Quindi era tutto organizzato nella diabolica coscienza di accelerare i tempi per farla finita. Pensare che hanno tenuto un ragazzino di 12 anni là dentro, a prescindere da quello che poteva essere suo padre, a prescindere da quella che poteva essere la sua vita futura, è stato veramente un atto di una brutalità immane. Soltanto andando in quel luogo si può capire, si può percepire la violenza della mafia.